Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati al cuore del Triduo, perché la risurrezione è contenuta nella croce. Sono i giorni più tristi per Satana, il demonio, perché sono i giorni in cui si concretizza la sua sconfitta e si concretizza, come abbiamo ascoltato dalla prima e dalla seconda lettura, vale a dire il profeta Isaia e l'omelia biblica della lettera agli ebrei, che ha come oggetto proprio Cristo sacerdote. Abbiamo visto in questi due testi dove e come è stato sconfitto Satana: nell'umiltà. L'unica cosa che Satana non riesce a essere, a fare, è essere e compiere un atto di umiltà. Dio sconfigge Satana mostrando a Satana come nell'umanità del Figlio è possibile l'umiltà. Noi siamo all'interno della risurrezione nel momento in cui cogliamo il senso vero della croce, e il senso vero della croce è l'umiltà. Se rileggete con attenzione nelle vostre case i primi due testi, potete cogliere questa strategia di Dio, che è l'umiltà. Ma è un atteggiamento fondamentale di Dio, l'umiltà, perché l'umiltà è proprio di chi è onnipotente. Con voi però voglio soffermarmi sul passio, perché si pone come un massiccio montuoso che è impossibile non cogliere, non vedere, non percepire. E il passio è il giudizio sul mondo. È dalla croce, come dice il prefazio della Passione, che Dio giudica il mondo. È dalla croce che viene il giudizio sul mondo. E allora, dato che la croce ha una premessa, ha delle premesse, il passio è parte integrante della croce stessa. E i vari personaggi che si affollano nella narrazione di Giovanni, che si susseguono, ripropongono quelli che sono i tipi umani, gli atteggiamenti umani. Nella storia ci sono tanti traditori, in ogni epoca, in ogni tempo. Non c'è solo Giuda. Giuda diventa l'emblema di un atteggiamento umano. Ma nel passio vengono presentati anche i burocrati del potere. Anna non era il sommo sacerdote in carica, ma apparteneva alla cerchia, alla famiglia dei sommi sacerdoti, e continuava a tenere un potere tanto grande che Gesù, prima che essere portato da Caifa, il sacerdote in carica in quell'anno, viene portato da Anna. Coloro che stanno sempre a galla, che comunque ci sono sempre. Poi abbiamo la figura anche di Caifa, il sommo sacerdote in carica,
che è il cinico calcolatore, è meglio che muoia un uomo al posto di tutto il popolo. Non fa la profezia biblica dell'unico che salva i tutti, del resto che diventa l'unico salvatore, ma pensa che quel Gesù potrebbe creare dei problemi di ordine pubblico e si sapeva come agivano i romani. Quando arrivavano le legioni romane non rimaneva più niente in piedi. Poi ci sono anche i buoni fragili, i buoni impreparati, Pietro e gli apostoli sono buoni, ma non riescono neanche a pregare un'ora col Signore, perché avevano freddo, perché avevano paura, perché erano stanchi. Poi c'è la folla che si lascia manipolare. La storia del mondo, le rivoluzioni molte volte hanno questa matrice, qualcuno che muove, manipola, plagia gli altri. Poi abbiamo ancora i magistrati, i politici. Pilato era una sorta di procuratore della Repubblica, prefetto, presidente del tribunale. E Pilato dimostra di essere molto attaccato al suo potere. Sa che Gesù è innocente, lo dice anche, ma quando gli dicono si è fatto re, chi si fa re è nemico di Cesare e se tu non lo condanni sei nemico di Cesare e ne pagherai le conseguenze, allora i deboli, i fragili, perché Pilato è un debole e un fragile, anche se sembra essere colui che ha in mano tutto, non ha in mano neanche se stesso. Infine, non dimentichiamoli, c'è anche la categoria dei buoni a metà, i buoni a senso unico alternato, i buoni ad intermittenza. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di nascosto per timore, l'abbiamo ascoltato. Nicodemo, che andava dal Signore, ma di notte, perché gli altri non lo sapessero. I buoni a metà. Cari fratelli e sorelle, queste persone non sono solo quelle che noi incontriamo, purtroppo anche certe volte, ma di volta in volta noi siamo Pilato, Giuda, Caifa, Anna, Pietro, gli apostoli, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo. Nel nostro cuore c'è una fettina che appartiene a questa tipologia umana. Il Venerdì Santo è anche una giornata in cui possiamo riprendere in mano il nostro cuore, perché come dice Gesù è dal cuore che esce fuori il bene e il male dell'uomo. C'è poi, e la voglio indicare con forza, sullo sfondo la questione dominante, la questione della verità. E in questa questione, su questa questione, Gesù interrompe il discorso con Pilato, non dialoga più. Sì, sono re, sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. E allora Pilato, ma che cos'è la verità? A cosa ci serve?
ci è utile la verità? O ci crea solo dei problemi la verità? E allora Gesù interrompe il dialogo. Lo riprenderà dopo, quando Pilato dice: ma non mi parli? Non sai che io ho il potere di darti la vita o la morte? E allora Gesù afferma la verità di Dio, l'unico Signore della storia. Tu non avresti questo potere se non ti fosse data dall'alto. Quindi è particolarmente colpevole chi ti ha consegnato a me. La questione della verità, che diventa sincerità o menzogna e che sta all'inizio di ogni peccato, di ogni reato, di ogni crimine. Un reato, un crimine, nasce sempre da negare qualcosa che sarebbe da affermare. E la verità, il peccato contro la verità, inizia quando io non dico la verità che dovrei dire. Non inizia solo con la bugia, con la menzogna. La questione grande della verità, che potrebbe mettere a posto l'animo degli uomini, che potrebbe mettere a posto la convivenza nelle città, nei paesi, che potrebbe essere la vera politica internazionale. Ogni guerra nasce da una bugia. Infine, e concludo, nella storia, ci dice il Passio, ci sono le minoranze significative sconfitte dal punto di vista storico, ma che in realtà sono il seme di novità, di salvezza, di vita. Ai piedi della croce c'è la madre di Gesù, alcune donne, Giovanni. Viva le donne! C'è un uomo solo, Giovanni, il discepolo, e un certo numero di donne. Questa minoranza che agli occhi della storia pare sconfitta e che in realtà è il germe della novità. Madre, ecco tuo figlio, e al discepolo ecco tua madre, la Chiesa. La Chiesa che è santa per la santità di Cristo. E poi è fatta anche di tanti peccatori, ma è santa della santità di Cristo. Ed è proprio da queste minoranze, forse sconfitte storicamente, che nasce la salvezza del mondo. Il Venerdì Santo ci aiuti a riflettere, prendiamoci un po' di tempo, qualunque età abbiamo, un po' di tempo. Riflettiamo sulla nostra vita alla luce di questa parola di Dio.